La rassegna stampa è offerta da Nobel. Ore di infinito piacere. Lunedì 28 marzo, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Siamo con il Corriere della Sera. Immigrati, rimpatri forzosi, intervista con il ministro dell'Interno, un errore partecipare alla guerra, usciamo dal pantano libico. Maroni avverte la Tunisia e alle regioni devono accettare i profughi. Gli insorti puntano sulla città del Raïs, soldati in fuga da Sirte, i ribelli controlliamo il petrolio. La Merkel sconfitta dai Verdi, non basta la svolta antinucleare. Radiazioni sempre più alte, ma il Giappone sbaglia i numeri. Assad prova a resistere, promette riforme, la Siria in bilico. Chef italiano tra gli eroi d'America, di notte chiuso il ristorante, distribuisce pasti ai ragazzi poveri. Passiamo al Messaggero, emergenza a Lampedusa, sull'isola oltre 5.000 migranti. Berlusconi al Lombardo, caso in Consiglio dei Ministri. Libia, comando alla NATO, gli insorti, controlliamo il petrolio. Gheddafi di nuovo in difficoltà, urgente, una strategia occidentale. Scontri in Siria, il regime promette un nuovo governo e più democrazia. Cultura, Letta a Napolitano, fondi sicuri presto disponibili. Decreto aumenta assessori, Alemanno, l'urgenza per il voto a Milano. Germania sconfitta la Merkel, alle regionali vincono i Verdi. Scuola, ridotto il sostegno a un disabile, condannato il ministero, troppi i tagli. Fukushima, evacuati i tecnici, stime sbagliate, la società che gestisce la centrale si scusa. Calcio, Roma americana, trattativa finale, Aquilani, voglio tornare giallorosso. Stampa, la Sicilia dice basta, immigrati al nord, Lombardo, fate le tendopoli in Valpadana, Berlusconi lo chiama. A Lampedusa continui arrivi, decine di barche al largo. In Libia i ribelli controllano alcuni terminali del petrolio. Come vediamo nell'immagine, la donna eritrea con il piccolo che ha partorito a bordo del barcone in viaggio verso l'Italia. Germania, il tonfo della Merkel, alle elezioni regionali la cancelliera perde il Baden dopo 58 anni di governo, volano i Verdi. Giappone, radiazioni fuori controllo, fuga da Fukushima, valori 100.000 volte oltre la norma. Gazzetta del Mezzogiorno punta il fucile per gioco contro l'amico e lo ferisce ad un occhio. Grave Alfazzi, un quindicenne residente in un paesino dell'Interland di Lecce. Federalismo, tra Vendola e Formigoni, la polemica non si ferma. Ancora scintille tra i due dopo lo scontro sulla mafia. Nichi, ho detto la verità anche se con toni rudi. Roberto, la sanità lombarda è incomparabile. A Manduria uno sbarco dopo l'altro, l'esercito sotto attacco a Sirti, ribelli, controlliamo il petrolio, siamo pronti ad esportarlo. Massacro a Misurata, il comando alla NATO, proteggeremo i civili. Giunti i primi 547 nordafricani, altri 850 in arrivo, ma decine già fuggiti dalla tendopoli verso il nord. L'ira del presidente siciliano, rischio epidemie, Lampedusa è un inferno, tende anche in Valpadana. Il campo profughi pugliese sarà ampliato fino a 3.000 posti il 30 marzo, Consiglio dei Ministri sull'emergenza. Siria in fiamme, via il governo, abrogate le leggi d'emergenza. Giappone, non c'è acqua, radioattività altissima, neppure i tecnici restano a Fukushima. Gazzetta di Lecce, parte un colpo di fucile, grave un quindicenne. Ragazzo punta l'arma per gioco contro l'amico e lo colpisce in un occhio. L'episodio si è verificato ieri sera in un paesino alle porte di Lecce. Il minorenne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sorpresa, Radio Padania è tornata nel Sud Salento. Sono improvvisamente riprese le trasmissioni dell'emittente della Lega Nord. A Nardò Antonella Bruno, candidato sindaco del centrodestra. Gallipoli, terrore nella notte, rapinato il titolare di un centro scommesse. Calcio, Nardò, palo e rigore sbagliato, addio sogni di primato. Sconfitta interna dei Granata dopo 37 partite. Casarano, la Virtus ritrova la vittoria esterna. Volley B2, lo Squinzano allunga sull'Ugento. Infine il quotidiano, tragico gioco, 14enne in coma, ferito da un coetaneo con un fucile da sub, ha perso un occhio ed è stato operato al cervello. In moto contro un palo e grave, numerosi incidenti stradali, in città travolta una donna. Ateneo si decide sulle tasse e gli aumenti oggi in CDA, sit-in degli studenti. Gallipoli rapinato di notte, gestore di sala giochi. Emergenza migranti, tunisini già in fuga da Manduria, monta la polemica. Ferrarese e Florido, stop a nuovi arrivi. Il sindaco, situazione fuori controllo. I presidenti di Brindisi e Taranto scrivono a Maroni, i nostri territori non possono accogliere altre unità. In fuga dalla tendopoli sale la tensione, rintracciati in 30, un arresto, i residenti bloccano la strada tra Manduria e Oria. Appena arrivati a Manduria, circa 200 immigrati sono scappati e questo ha creato allarme nei centri abitati vicini. Pochi gli uomini impegnati a mantenere l'ordine, mentre aumenta la preoccupazione per l'ampliamento del centro.
In treno sino all'aeroporto Papola, Minervini, da Lecce, Taranto e Brindisi, presto collegamenti più facili. La regione chiederà al governo 83 milioni di euro per ampliare lo scalo e creare una linea ferroviaria integrata con la città. Si vola verso Parigi e Stoccolma, potenziate le linee nazionali ed internazionali. E i bus rivedremo l'intero piano. L'assessore Giuseppe Ripa annuncia un incontro con la SGM che si terrà per questa mattina. Gli utenti hanno lamentato orari inadeguati e poche corse nei festivi. Tutti pazzi per i tesori svelati dal FAI, code di visitatori al convento dei Minimi. Si parte, pulizie per la nuova stagione, successo di adesioni e di spazzatura raccolta per le giornate organizzate da Suburban e Repubblica Salentina. Molti i bambini con i genitori, l'ambiente è di tutti. Con la moto contro un palo è grave, a Porto Badisco schianto sulla litoranea un centauro di Corigliano ricoverato in prognosi riservata. È stata una domenica di incidenti, quella di ieri, decine gli interventi del 118 a Surbo, un 85enne è finito sul guardrail, una donna travolta in via Costa a Lecce. Tasse, oggi si decide se abbassarle. La seduta di questo pomeriggio servirà per decidere se mantenere l'aumento o diminuirlo. Mentre il CDA sarà in riunione, i ragazzi capitanati dall'Udo manifesteranno sotto la sede del rettorato. A Merine colpita un occhio col fucile da sub, in coma. Drammatico incidente ieri sera intorno alle 21, l'equipe di neurochirurgia del Fazzi ha eseguito un intervento d'urgenza. La vittima a 14 anni stava giocando con un coetaneo, sequestrata l'arma d'aria compressa. A Tricase 275 referendum per l'ultimo tratto. Dai circoli cittadini locali di Sinistra Ecologia e Libertà riuniti in assemblea la proposta sul raddoppio della statale. Gallipoli, gestore di sala giochi rapinato vicino casa. In tre mascherati armati di fucile hanno aggredito il titolare del Mickey Mouse portando via circa 600 euro. Infine la pagina sportiva, Lecce resterai in A. Dossena campione del mondo con l'Italia di Berzò fa le carte al campionato e lancia una ciambella ai giallorossi. Serie D, delusione Nardò, riecco il Casarano. Gran pubblico per il big match, i Granata falliscono anche un penalty. Volley, Squinzano vola verso la B1. Bene, per la rassegna stampa è tutto, e più tardi con il TG, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da Nobel, ore di infinito piacere. Nobel, ore di infinito piacere.